è entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare per me che sono fuggito subito. Amici ascoltatori di Ultimo Chilometro, buonasera e bentrovati all'appuntamento con il programma radiofonico interamente dedicato al mondo del ciclismo. L'unico in Italia è Ultimo Chilometro ed è la voce di Carlo Gugliotta ad accompagnarvi come ogni martedì dalle 19.30 alle 20.30 in diretta sulle nostre frequenze. Io voglio prima di tutto dare un saluto, poi torneremo a parlarne successivamente, ai tantissimi amici che ho potuto conoscere durante la tappa del Giro d'Italia di N-Bike. Ragazzi, siete assolutamente tantissimi e sono stato felice di essere stato con voi a Milano al Palazzo della Regione Lombardia insieme a Fabio Pennella, Andrea Leoni, ai tantissimi amici del Giro d'Italia di N-Bike che sono stati presenti. Voglio salutare anche i tantissimi ascoltatori, anche molti di loro so che ci stanno ascoltando in diretta streaming su lradio.it, e voglio anche salutare tutti coloro che già ci stanno scrivendo sul nostro gruppo ufficiale di Facebook Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su L Radio. Grazie, perché siete veramente tantissimi ed è grazie alla vostra spinta che Ultimo Chilometro nei prossimi mesi andrà incontro a dei cambiamenti che spero che possano essere di vostro gradimento. Intanto interrompo i saluti iniziali perché abbiamo al telefono l'ospite d'eccezione della puntata odierna di Ultimo Chilometro di oggi 20 ottobre 2015, Eva Lechner, portacolori del Centro Sportivo Esercito e della Colnago su Tirol. Ciao Eva, ben trovata Ultimo Chilometro. Ciao, grazie. Eva, noi ti abbiamo chiamata perché è stata una giornata trionfale quella di domenica per i colori azzurri, in modo particolare per te che hai vinto la prima prova di Coppa del Mondo della nuova stagione di ciclocross, ma anche per Gioele Bertolini che si è confermato nella categoria Under 23 maschile. Eva, raccontaci com'è arrivato questo successo. Ma io adesso ho già fatto una stagione abbastanza lunga di mountain bike e io ero tornata martedì scorso da Rio de Janeiro, quando, dove avevamo fatto la preolimpica, e così volevo fare praticamente l'ultima gara della mia stagione. D'estate era il programma questa Coppa del Mondo e sicuramente la forma c'era ancora abbastanza buono dopo la vittoria a Rio, e per quello sono andato a Valkenburg anche con buoni obiettivi, e sicuramente però ho sentito un po' la stanchezza e per quello ho fatto tante fatiche, ma comunque sono molto contenta di aver portato a casa la vittoria e anche la maglia di leader della Coppa del Mondo. Neanche a dirlo, siamo felicissimi anche noi, chiaramente, Eva, sia per la tua vittoria sia per quella di Gioele Bertolini, però ecco, hai centrato il punto del quale volevamo parlare, perché la tua stagione appunto è stata lunghissima in mountain bike, e adesso come gestirai questo periodo, perché chiaramente nel 2016 ci sono anche le Olimpiadi, quindi quali sono i tuoi programmi per il ciclocross con Fausto Scotti? Sì, infatti l'anno prossimo ci sono le Olimpiadi e per quello sicuramente non posso fare più diciamo, non troppo del ciclocross, però qualcosa vorrei fare comunque, perché mi ha fatto sempre bene negli ultimi anni, perché per me anche fa parte di allenamento, così non devo fare gli allenamenti duri fuori, piuttosto faccio le gare e poi mi diverto anche e mi passa l'inverno più veloce, e per quello adesso, visto che sono la leader, penso che farò anche la prossima Coppa del Mondo a Coxside, che sta facendo settimane, però sicuramente non sarò in grande forma là, perché adesso mi faccio una pausa di 2-3 settimane senza pedalare, e però vorrei fare la Coppa, perché visto che porto la maglia, è per fare almeno qualche punto, e poi dopo proseguirò a dicembre con
le gare come Freddy Oders, poi qualche gara in Svizzera e poi la Coppa del Mondo a Namur e Dollo, e poi più avanti la gara del Giro d'Italia a Roma, gli italiani e l'ultima Coppa, il Mondiale. Diciamo quindi una marcia di avvicinamento, un po' come è stato negli altri anni, verso il Mondiale, magari sì. Meno Giro d'Italia di ciclocross, più gare di Coppa del Mondo. Sì, per questo punto, visto che sono in classifica di Coppa del Mondo e non posso fare troppe gare, cerco di fare di mettere il punto sulla Coppa del Mondo, di fare purtroppo anche meno gare in Italia, però visto in rivista delle Olimpiadi devo fare anche un po' così, gestirmi un po' l'energia anche per l'estate. Eva, andando anche un po' sull'emozione, com'è stato il tuo ritorno in una gara di ciclocross dopo quel mondiale di febbraio, ecco, che è stato molto molto sfortunato? Ricordiamo la tua caduta praticamente al primo giro, dopo pochissime curve, nonostante comunque tu abbia fatto segnare i tempi migliori sul giro per quanto riguarda quella gara. Sì, per me mi è rimasta tanta rabbia dentro ancora di quella gara lì, e proprio per quello volevo far vedere che ci sono ancora, che sono una delle più forti, e con questo motivo io sono anche entrato nel ciclocross e la vedo un po' come una rivincita, e sicuramente non sarà facile, ma comunque vorrei fare una bella stagione anche di ciclocross questo inverno. Io credo che forse, ecco, da quell'episodio magari hai anche avuto quel pizzico di rabbia in più magari che ti serve per gestire queste gare di livello internazionale, insomma. Eva, l'ultima domanda: visto che correrai di meno al Giro d'Italia di ciclocross, secondo te tra le donne chi vedi favorita? Alice Maria Arzuffi, Chiara Teocchi, chi vedi come favorita? Ma sicuramente Alice al momento è la più forte in Italia, però anche le giovani come la Chiara Teocchi vengono su molto bene, e anche magari qualche ragazza che è stato junior l'anno scorso sta venendo su. Bisogna vedere adesso le prime gare, ma comunque ci sono delle ragazze che possono fare una bella lotta. Grazie ad Eva Lechner, buon lavoro con il Centro Sportivo Esercito, con la Colnago Sud Tirol, ovviamente buon riposo, e naturalmente speriamo di poter festeggiare ancora qualche vittoria. Grazie Eva Lechner. Grazie mille, arrivederci. Eva aveva un appuntamento, quindi ci siamo un po', come dire, dovuti sbrigare con lei. A parte tutto, io voglio salutare e ringraziare fin da subito gli amici di Cicli Castellaccio. Ricordo ancora che Cicli Castellaccio è il rivenditore esclusivista per la capitale dei prestigiosissimi marchi BMC, Time, Cervelo e Pinarello, oltre a Colnago, quindi veramente c'è di tutto. A giorni ci sarà l'inaugurazione della sezione dedicata alle city bike, ma io questa sera voglio parlarvi della nuova Pinarello Dogma F8, un successo strepitoso per questo modello di Pinarello, che è la bici che viene utilizzata dal Team Sky. Pensate che nasce praticamente sullo straordinario successo della Dogma 65.1, la bicicletta più titolata del pianeta, che ha vinto due Tour de France, un campionato del mondo e oltre 300 corse World Tour. Proprio i feedback rilasciati dal Team Sky hanno permesso di elaborare questo gioiello, che potete vedere presso Cicli Castellaccio a Roma, in via delle Vigne Nuove al numero 618, e ricordo anche che le spedizioni sono in tutta Italia. Ricordo anche che molti hanno chiesto il completo Cicli Castellaccio targato Sportful, sarà disponibile da metà dicembre, quindi qualora lo vogliate ordinare potete mandare una mail a nome di Ultimo Chilometro a ciclicastellaccio@gmail.com. E allora, prima di andare avanti con la nostra scaletta, prima di chiamare il nostro prossimo ospite, voglio salutare i tanti, tantissimi amici che ci stanno scrivendo sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su L Radio. Ragazzi, siete tantissimi come al solito. Io saluto Carmine, Laura,
Roberto, Fabiola, Gigi, Mario, insomma siete tantissimi. Tra l'altro ringrazio Gigi che ha postato proprio il link dello streaming audio e naturalmente insomma ecco, saluto anche Fabiola e Roberto che sono due grandissimi appassionati di Ultimo Chilometro oltre che appassionati di ciclismo in generale. Allora io ricordo tra l'altro che domenica 25 ottobre è una giornata importante non solo perché parte il Giro d'Italia di ciclocross, come abbiamo avuto modo di accennare, ma anche e soprattutto perché a Roma c'è Pedala per un Sorriso, quindi c'è questa pedalata benefica con Ivan Basso nel cuore di Roma. La partecipazione costa 15 euro che andranno tutti in beneficenza. Il sito internet per iscrivervi è pedalaperunsorriso.org. Facciamo doppia fatica. Abbiamo al telefono adesso il neo acquisto del GM Cycling Team, la squadra di Gabriele Marchesani, Davide Pacchiardo. Ciao Davide, ben trovato a Ultimo Chilometro. Ciao, buonasera a tutti. Allora Davide, prima di tutto uno sguardo al passato. Vieni dalla Palazzago, quindi una delle squadre più forti a livello Under 23, lo possiamo dire, ma soprattutto una di quelle che ha sfornato negli ultimi anni i migliori talenti, perché se escludiamo Nibali, gente come Fabio Aru o come Diego Rosa viene da quel vivaio giovanile. Ecco, raccontaci un po' come è stata questa tua esperienza con la Palazzago. Ma è stata una bella esperienza. Io negli anni prima non avevo concluso granché per il semplice motivo che non avevo fatto ciclismo nella maniera giusta. Ecco, Ivano Locatelli mi ha dato questa possibilità, nonostante ero già elite, e sono partito diciamo da zero, quindi sono diciamo proprio partito dalle basi della serie non capisco niente di ciclismo, tutto quello che mi insegna Ivano lo prendo alla lettera, e effettivamente i risultati si sono visti. Ecco, poi mi ha fatto maturare tanto più a livello di uomo che di ciclismo, ecco. Soprattutto poi tra l'altro ricordiamolo, la vittoria del tricolore al campionato italiano Elite del 2014, direi che quello è stato il successo che ti ha fatto conoscere al grande pubblico. Ma sì, sicuramente quello è, magari non ha tantissimo valore perché purtroppo in Italia gli Elite sono visti con un altro occhio rispetto agli Under, però è sicuramente quello che ha dato più visibilità. Spiegaci come è arrivato questo incontro con Gabriele Marchesani, presidente del GM Cycling Team. Ma guarda, già l'anno scorso mi aveva contattato Alessandro Donati, poi per motivi, sono sincero, era una squadra nuova, io avevo altre aspettative, abbiamo rimandato la questione. Certo. Quest'anno, nonostante tutto, mi hanno richiamato e ho colto al volo questa occasione, questa possibilità, anche perché purtroppo nel ciclismo di adesso squadre ce ne sono sempre meno, e quindi queste squadre continue tra che danno la possibilità a corridori elite che comunque no, purtroppo non sono visti benissimo da altre squadre, ecco. Quindi è un'ottima possibilità che ti può rimettere in gioco. Quindi appena mi ha chiamato Donati, hai avuto la seconda possibilità, Davide, ci stai dicendo. Sì, sì. Praticamente che al giorno d'oggi non è semplice. No, per niente, non è semplice, ecco. Diciamo che nell'ultimo periodo, a questo proposito, ecco, tu ci hai un po' instradato verso il discorso, perché Olivano Locatelli ha rilasciato una lettera che è stata pubblicata dal sito federale, da tutto BC Web, da diversi siti internet, che dice: i ragazzi devono essere fatti crescere con calma. L'esempio di Fabio Aru, che quest'anno ha vinto la Vuelta, l'esempio di Diego Rosa, che ha ottenuto dei grandi successi ed ha svolto un grande compito di gregariato sia al Giro d'Italia che alla Vuelta a Spagna che alle classiche di fine stagione. Ecco, voglio dire, tu vieni da quel vivaio, secondo te come mai alla fine chi esce dalla Palazzago riesce sempre ad avere un'ottima carriera? Ma guarda, il perché non te lo so dire neanch'io, sinceramente. Ce lo saprei dire magari tra qualche anno. Non ti so dire se dura, se è perché dura, perché non è dura. Io penso che qua alla Palazzago si fa un ciclismo che purtroppo oggi in Italia poche squadre, anzi mi sento dire nessuna squadra lo fa, sfruttano subito i corridori primo secondo anno, andare forte e poi passare subito,
E come dicevo prima, qua cresci sotto il punto di vista di uomo, quindi sai gestirti le cose e sai che i momenti bui, purtroppo nella vita ce n'è tantissimo, nel ciclismo una gara va bene e 10 ti vanno male, e devi affrontare quelle 10 gare in una maniera che non puoi andare fuori di testa. Per me è quello il discorso, non è tanto un altro discorso, ma è quello. Quest'anno, ricordiamo, 8º posto in classifica generale al Giro della Croazia. È stata una gara durissima il Giro della Croazia, io stesso ero presente durante tutte le giornate di corsa, e quindi diciamo che è stata un'esperienza che ti ha formato molto. Ma sì, è stata un po' inaspettata come risultato, nel senso la prima corsa, si può dire a livello professionistico, dove c'erano comunque dei buoni team. E appunto in una tappa, erano 5 tappe, in una tappa di 230 km con 2 salite abbastanza lunghe, forse se avevo un'altra testa riuscivo a fare qualcosa meglio, però appunto è arrivato un ottimo 8º posto sia nella tappa sia in classifica generale, quindi è stato davvero forse una sorpresa, ecco, però sempre nel lato positivo, ecco. E di questo naturalmente ne siamo contenti. Aspettative per il 2016? Ma aspettative sono tante, nel senso appunto per questa piccola esperienza che ho fatto tra i professionisti penso e spero di poter far bene. Adesso a presto stabiliremo il calendario con la squadra e siamo già pronti per la prevenzione. Sicuramente si incomincerà nel migliore dei modi con le gare che ci saranno, ecco, ogni gara sarà affrontata al massimo per ottenere il massimo risultato. Ricordiamo che il primo ritiro del GM Cycling Team, che sarà un preraduno stagionale di 2 giorni, si svolgerà il 31 ottobre e 1 novembre a Palena, in provincia di Chieti. Quindi andrete in montagna sostanzialmente, Davide, però tu sei un uomo del nord, quindi sei anche abituato a certi climi, a certe temperature rigide. Grazie a Davide Pacchiardo per essere stato in collegamento telefonico con noi, ovviamente buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi, è stato un piacere. Nemmeno l'ombra di un bar. Oh, una notizia importante per tutti gli ascoltatori di Ultimo Chilometro: tenetevi forte, perché da Vidia è già arrivato il Natale, e questa come dire, è una notizia importante, perché invece di arrivare strozzati all'ultimo momento, dobbiamo fare un regalo, che cosa dobbiamo fare, aiuto, non ho idee, eccetera, eccetera, io direi, visto che siamo ormai arrivati al momento della spremitura dell'olio, cosa c'è di meglio che regalare una bottiglia di olio fatto solo ed esclusivamente con olive della provincia di Latina, dell'Agro Pontino. Insomma, ricordiamo, la Vidia Gourmet, scritto Vidia con la Y finale, quindi Vidia, un'azienda che produce sì vetro ed etichette, ma produce anche e soprattutto olio extravergine di oliva, un olio pregiatissimo che potete acquistare direttamente online sul sito vidiasrl.com, e le bottiglie di olio le potete trovare all'interno delle confezioni regalo, che sono bellissime. Potete trovare le foto sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, quindi se voi scorrete trovate le foto targate Vidia Gourmet. Potete naturalmente acquistare l'olio direttamente in sede, oppure facendo una telefonata ve lo spediscono direttamente a casa. Ci sono 2 formati, uno da 250 ml e l'altro da 500 ml. È molto importante scegliere l'olio ideale per condire tutti i vari cibi che si utilizzano, perché l'olio a crudo è un olio che non fa male, però bisogna utilizzare un olio di qualità elevata, e l'olio Vidia Gourmet è senza dubbio un olio di qualità elevatissima, tant'è vero che molti sportivi come ad esempio Marco Bandiera, Oscar Gatto, ma anche i ragazzi della Promo Cycling che in questi giorni stanno affrontando le gare di ciclocross, utilizzano l'olio Vidia per condire i propri cibi. Quindi tutti i contatti sono sul sito vidiasrl.com. Ripeto ancora, potete acquistare la bottiglia di olio da 250 o da 500 ml extravergine di oliva, sono solo fatto con olive dell'Agro Pontino, all'interno della meravigliosa scatola che insomma potete vedere
vedere, è elegantissima. Tra l'altro spero nelle prossime settimane che possa esserci anche la titolare Elvira Pagliaroli, proprio per poter approfondire questo discorso insieme a lei. Facciamo doppia fatica, nemmeno l'ombra di un bar. Oh, a questo proposito abbiamo accennato al ciclocross, io voglio quindi andare a leggere un po' come è andata domenica a Mentana per quanto riguarda il trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross, andando a leggere il comunicato stampa ufficiale rilasciato proprio dall'ufficio stampa del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross, andiamo subito a dire che i leader, cioè o meglio scusate, sì, i leader proprio delle varie categorie Open e Master sono Luca De Nicola per quanto riguarda gli Open, corridore della SS Lazio Ciclismo, e Massimo Folcarelli per quanto riguarda la categoria Master. Questo lo andiamo a sottolineare, un percorso mosso, tecnicamente ben costruito all'interno del centro Sporting Life, che è stato scenario della seconda prova del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross. La gara è stata organizzata dalla SD Pedala Che Ti Passa, tra l'altro insomma ecco, per quanto riguarda la prova Elite all'interno della quale si è corsa anche la prova degli amatori, hanno condotto una gara senza risparmiare energia Luca De Nicola della SS Lazio Ciclismo insieme a Stefano Capponi della Pro Bike e Luca Ursino della Pro Bike, che sembrano un po' i tre mattatori di questa edizione del trofeo Romano Scotti più vista Lazio Cross. 45 secondi più tardi sono partiti i cicloamatori e la vittoria è andata a Massimo Folcarelli, che è stato autore tra l'altro di una rimonta assolutamente spettacolare. Dicevamo invece per quanto riguarda la prova Elite, vittoria di Luca De Nicola, e per quanto riguarda invece la prova Juniores vince Diego Guglielmetti, altro portacolori della SS Lazio Ciclismo. Donne Juniores, Promo Cycling sugli scudi con Arianna Ingegneri, Mario Zaccaria ha vinto per quanto riguarda gli allievi uomini, quindi questa è la vittoria. Per quanto riguarda le allieve donne invece, Valeria Pompei della Amici Bici Kiklos Polisportiva è riuscita ad ottenere il successo. Trovate tutto naturalmente sul profilo Facebook Lazio Cross. A questo proposito voglio anche salutare tutti gli amici di Più Vista, ricordando che il network Più Vista ha 12 punti vendita a Roma e in tutta la provincia. Tra l'altro ottobre è il mese della prevenzione per la vista, quindi presso i punti vendita Più Vista potete fare un check-up gratuito della vostra vista e potete trovare sia occhiali da vista che occhiali da sole di tutte le migliori marche. www.piuvista.com è il sito internet di riferimento. Danse danzando, danse danse, rido imprecando. Continuate a scriverci sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla radio, Ultimo Chilometro su Ele Radio, leggeremo i vostri post al ritorno della pubblicità. In questo ballo il ritmo cresce da sé, tra un rosa e un giallo, a volte rischio il caschetto. La bici a Roma è Cicli Castellaccio. Castellaccio è rivenditore esclusivista per la capitale dei marchi più prestigiosi BMC, Time e Cervelo. Unico Red Point a Roma per l'abbigliamento Castelli ed è esclusivista per le ruote Lightweight e Corima. E poi caschi, occhiali, assistenza tecnica e officina meccanica. Insomma, tutto ciò che occorre per la tua bicicletta. Cicli Castellaccio è a Roma in via delle Vigne Nuove 618. Telefono 06 87 14 99 46. Cicli Castellaccio, il punto vendita di fiducia dei ciclisti della capitale. Vivia distribuisce all'ingrosso e al dettaglio contenitori in vetro, capsule ed accessori per una vasta gamma di utilizzi, di macchinari, del trattamento dei prodotti dell'industria alimentare.
Vidia è una delle poche aziende nei settori dell'imbottigliamento, del confetturiero e del casalingo ad offrire servizi completi che vanno dalla fornitura all'assistenza tecnica, allo studio di soluzioni ottimali e personalizzate per ogni cliente, anche al dettaglio. Contattaci allo 077 36 32619 o visita il sito www.vidiasrl.com. Il vetro è purezza, è Vidia. Prenota la tua vacanza a Livigno con Ultimo Chilometro. Gli Alpine Hotels Livigno ti coccoleranno nelle loro quattro meravigliose strutture. Hotel Bivio, nel centro di Livigno, con la sua rilassante area wellness. Alpine Village Hotel, ideale per una vacanza in bicicletta o sugli sci. Hotel Laris, interamente eco-friendly e con un sushi bar. Hotel Allegra, per i più giovani, tanto divertimento e sport. Vieni a conoscere le strutture su www.alpinehotelslivigno.it o chiamalo 0342 996137, e se prenoti a nome di Ultimo Chilometro avrai uno sconto sulla tua vacanza. Alpine Hotels Livigno, la vacanza perfetta fra sport, benessere, relax e shopping. Tuta, scarpe da tennis, lettore MP3. Amore, vai a correre? No, vado in cucina a bere acqua Fiuggi. Il vero benessere inizia con acqua Fiuggi. L'acqua che da sempre, grazie alle sue proprietà depurative, aiuta gli italiani a stare bene. Acqua Fiuggi, il tuo percorso verso il benessere. Europa Ovini produce prosciutti stagionati, salsicce e salumi che vende in Italia e in Europa. Rinomata è la produzione di arrosticini e porchetta. Inoltre vende formaggi preparati con cura artigianale e con materie prime accuratamente scelte. Luca ha la distrofia muscolare Duchenne. È una malattia incurabile e causa la graduale distruzione del tessuto muscolare. Papà, ma anche il cuore è un muscolo. Invia un SMS al 45504. Sostieni Parent Project Onlus. L Radio. Sai sempre di trovare il meglio. Seconda parte di Ultimo Chilometro. Oh, è andato in onda lo spot, e di questo ringrazio il nostro solertissimo regista, il nuovo spot degli Alpine Hotels Livigno. Ricordiamo queste meravigliose strutture che sono a Livigno, e tra l'altro potete prenotare la vostra vacanza sia estiva che invernale a nome di Ultimo Chilometro. Potete prenotare naturalmente andando sul sito alpinehotelslivigno.it e scegliendo le strutture adeguate, naturalmente tutte quelle che si adeguano di più alle vostre esigenze, perché ce n'è veramente per tutti i gusti. Ad esempio, noi non abbiamo parlato abbastanza dell'hotel Larice, che è un hotel, pensate, che all'interno ha anche un sushi bar. Quindi ecco, voglio dire, se siete amanti del genere potete andare lì, oppure ci sono anche gli appartamenti Sara Apartments, qualora voi non vogliate stare in un hotel ma preferite stare all'interno di appartamenti e quindi gestirvi in totale autonomia. Arrivano saluti ciclistici da Ardea, grazie a Giuseppe che ci segue, saluto anche a Gildo e anche Marco che si è collegato in questo momento, oltre a Massimiliano che credo che ci stia ascoltando dal suo taxi. Chiedo al nostro regista se è possibile andare avanti con la nostra scaletta in modo tale da poter proseguire con i nostri collegamenti e potervi continuare a raccontare il ciclismo attraverso le nostre frequenze. È stato un fine settimana molto esaltante, non solo per quanto riguarda il ciclocross, ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione con le vittorie di Eva Lechner e Gioele Bertolini, ma anche per la pista, perché sono arrivate due medaglie importantissime per la nazionale italiana, in modo particolare con Elia Viviani, il portacolori del Team Sky, che con la maglia della nazionale azzurra ha conquistato l'oro nell'Omnium, mentre Simone Consonni ha conquistato l'argento nell'eliminazione. Ora, visto che noi non siamo proprio ferratissimi col ciclismo su pista, abbiamo chiamato l'esperto per eccellenza, Stefano Bertolotti. Ciao Stefano. Buonasera Carlo, buonasera a tutti i radioascoltatori. Allora, prima di tutto tu sei ancora in Svizzera, credo, no?
Sì, esatto. Ecco, quindi siamo andati a cercarti anche in Svizzera, perché logicamente da responsabile comunicazione della UEC, chi meglio di te potrebbe parlarci di come è andato questo europeo su pista? Giornate trionfali per la nazionale azzurra. Elia Viviani un oro, Simone Consogni un argento nell'eliminazione. Insomma, stanno arrivando risultati importanti dalla pista. I risultati stanno arrivando, io credo che si possa guardare ad un futuro con grande ottimismo, soprattutto per quanto riguarda il campo maschile. Se da una parte conoscevamo molto bene il valore di Elia Viviani, non l'abbiamo scoperto sicuramente oggi, o non l'abbiamo scoperto sicuramente agli europei di Grenken, il valore del veronese, ci sono tanti elementi che ci fanno guardare appunto al futuro con grande ottimismo e con il sorriso sulle labbra, con sogni. Dopo l'argento ai campionati del mondo su strada si è dimostrato di essere un ottimo pistard. Hai ricordato il suo secondo posto nella prova d'eliminazione, ma non dimentichiamo che ha sfiorato il podio anche nell'americana con Viviani. Per un solo punto i due azzurri sono rimasti giù dal podio. Esatto, nell'americana tra l'altro si è distinta molto la Russia con Andrei Sazanov all'interno della coppia, insomma i due sono andati fortissimi, poi sono stati superati da una coppia di spagnoli, però insomma, come dire, questo ci dimostra che la concorrenza è agguerrita, ma che l'Italia non ha paura di nessuno. Ma l'americana è stata molto bella, hai sottolineato la prestazione di Sazanov, che a me ha fatto molto piacere vedere sul secondo gradino del podio insieme al suo compagno di coppia Mikhail Radionov. Tra l'altro c'è anche una curiosità riguardo a questa coppia: io Radionov lo conosco da anni, e nel momento in cui l'ho ritrovato a Grenken con la divisa della Russia, proprio mentre saliva le scale per entrare al velodromo, sono rimasto un po' spiazzato. Perché? Perché Radionov fino a poco tempo fa era ucraino. Gli ho detto: ma hai cambiato nazionalità? Mi ha detto: no, io vengo dalla Crimea, e come ben sapete la Crimea giusto, adesso è passata alla Russia, quindi sono della nazionale russa. Siamo rimasti un po' a parlare, mi ha detto: farò l'americana in coppia con Sazanov. Mi dispiace che non abbiamo avuto molto tempo per allenarci insieme. L'americana ha dei meccanismi ben precisi, ci vuole grande affiatamento tra i due corridori che compongono la coppia. Mi ha detto: speriamo di far bene. A questo punto mi viene da dire: per fortuna che si erano allenati poco insieme, perché un secondo posto a un campionato europeo la dice lunga sulle grandi potenzialità di questa coppia. Esatto, anche perché i due sono partiti fortissimi. Poi tra l'altro Sazanov non è nuovo soprattutto ad argenti europei, ad argenti infatti su pista, quest'anno ne ha collezionati diversi chiaramente, però ecco, insomma, questo quarto posto di Consogni Viviani fa capire che anche in ottica Olimpiadi si può lavorare molto bene. Ma sicuramente, sai, il commissario tecnico della nazionale italiana Marco Villa sta dando veramente tantissimo, l'impegno è molto molto forte, tante volte deve lottare tra virgolette contro le società che magari tendono a non cedere i propri corridori per l'attività su pista, magari per privilegiare l'attività su strada, purtroppo mi viene da dire. Veramente, forse i risultati che vengono raccolti dalla nazionale italiana non sono proporzionali all'impegno che Marco, e per Marco intendo Marco Villa, mette nel gestire la situazione della nazionale. C'è molta più disponibilità da parte del settore femminile, i grandi risultati della nazionale femminile guidata da Edoardo Salvoldi la dicono lunga. Quest'anno è arrivato solo un secondo posto da Annalisa Cucinotta, ma non dimentichiamo che l'Italia in campo femminile domina in lungo e in largo l'attività. Hai centrato il punto, Stefano, infatti proprio qui volevo andare a parare con te, perché questo cambio di casacca che c'è stato durante lo scorso inverno da parte di Elia Viviani, che si è accasato col Team Sky, forse lo ha anche aiutato un po', perché ecco, sappiamo tutti insomma che magari altre squadre fanno un po' di pressione, ecco, ma non solo su pista, anche nello stesso ciclocross, insomma abbiamo visto che spesso si predilige, no, far fare l'attività in mountain bike perché è una disciplina olimpica, piuttosto che qui chiaramente il discorso è diverso, la pista si corre durante l'inverno, quindi magari si sacrifica un po' di tempo al riposo. Ma sicuramente, però bisogna anche considerare il fatto che alla luce dei risultati di questi campionati europei sono stati colti grandissimi risultati da corridori che comunque su strada vanno parecchio forte. Hai citato l'esempio di Viviani, ma non è l'unico, ci viene l'esempio di Kirsten Wild tra le donne, lo stesso Bradley Wiggins che ha trascinato il trenino della Gran Bretagna nella vittoria dell'inseguimento a squadre. Non dimentichiamo che fino all'altro ieri ha praticato ad altissimi livelli l'attività su strada. Diciamo che chi ha finito abbastanza bene la stagione su strada è
sta continuando in questa serie positiva. Un'altra parentesi, Ilio Case adesso sta lottando dopo la prima serata e nelle primissime posizioni della classifica della Sei Giorni di Londra. Insomma, non si scopre niente dicendo che l'attività su pista è complementare all'attività su strada, però purtroppo molto spesso tante squadre, soprattutto a livello giovanile, perché comunque a livello professionistico tu me lo insegni, lo hai modo di provarlo anche tu nel corso della stagione, ma soprattutto a livello giovanile le società che si occupano prevalentemente di ciclismo su strada sono sempre un po' scettiche nel cedere i propri atleti all'attività della nazionale. Si preferisce magari una vittoria in una gara minore su strada piuttosto che dire ho avuto un corridore in nazionale della pista. Eh sì, è una mentalità che a mio modo di vedere deve un po' cambiare, anche perché insomma è un dettame della federazione che purtroppo non tutte le squadre rispettano, quello della multidisciplinarietà, anche perché poi, come hai detto giustamente tu, i risultati si vedono. Uno come Bradley Wiggins, che era il re della pista, si è trasformato per vincere il Tour de France, è un po' l'esempio limite, no, se vogliamo, perché poi non è detto che chi vada forte su pista riesca, ma per fare un altro esempio, no, Mark Cavendish per esempio, anche un corridore che domina su pista e domina le volate. Ecco, tu al Giro d'Italia ne hai commentate tantissime di vittorie sue. Certamente, ma anche corridori che arrivano dal ciclocross, dalla mountain bike, non dimentichiamo i corridori della GDSR, i Dupont che si piazzavano ai campionati del mondo di ciclocross. Io ora sto iniziando ad entrare un po' nell'ottica dei campionati d'Europa ciclocross e proprio in questi giorni stavo preparando alcune statistiche in vista dei primi campionati europei per quanto riguarda la categoria elite, e ti ritrovi negli albidoro tantissimi corridori che poi negli albidoro dei campionati del mondo che poi ritrovi al Giro d'Italia. Lo stesso Lars Boom è stato campione del mondo di ciclocross. Esatto. Voglio dire, c'è modo e modo di fare multidisciplinarietà, insomma, questo è quello che forse i gruppi sportivi devono capire. Esatto. Marco, nostro ascoltatore, va a toccare un altro tasto: con un altro paio di velodromi coperti non avremmo avversari. Questo diciamo che è un altro tipo di argomento sul quale, se ci andiamo a impelagare, credo che ci voglia un'altra trasmissione intera. Ma guarda, ti dirò, Carlo, andando un po' contro quella che è una credenza popolare in fondo, non credo che i risultati si ottengano con i velodromi coperti. La grande sorpresa per quanto riguarda, diciamo, questa edizione dei campionati europei è stata la nazionale della Svizzera. In Svizzera ci sono due velodromi coperti, uno è quello di Grenken dove sono stati fatti i campionati europei e l'altro è quello di Egla, il centro mondiale del ciclismo. Per il resto l'attività su pista della Svizzera viene fatta con una serie di ritiri in questi due velodromi, negli unici due velodromi che hanno ottenuto il campionato del mondo nella prova dell'inseguimento individuale con Stefan Küng, hanno ottenuto piazzamenti importantissimi ai campionati del mondo. Servono progetti, serve voglia di lavorare, servono atleti disposti a sacrificarsi e servono società disposte a dare i propri corridori alle nazionali, insomma, cosa che, appunto, sottolineo, purtroppo non serve. In Svizzera l'ex professionista Daniel Giesiger è stato bravissimo, oggi tecnico della nazionale, bravissimo a creare un gruppo di lavoro veramente eccezionale, veramente molto affiatato, ha avuto disponibilità totale dalle società. Non dimentichiamo che un certo Stefan Küng, che è il campione del mondo dell'inseguimento individuale, corre per una certa BNC, che non è proprio l'ultima squadretta che esista, e la BNC ha dato totale disposizione, se non quasi totale disposizione per l'attività su pista, questo corridore che ha portato la Svizzera a un campionato del mondo. Certo, i velodromi coperti aiutano a ottenere grandi risultati, però non solo con i velodromi si possono ottenere grandi risultati, ci vuole volontà di fare, impegno da parte di tutti. Certo, Stefano, grazie ovviamente per la tua analisi precisa e puntuale. Magari avremo modo di risentirci per l'europeo di ciclocross, perché insomma dopo le medaglie vinte in passato negli ultimi due anni dall'Arzuffi, due bronzi, speriamo di poter alzare l'asticella, speriamo. Domenica c'è la prima tappa del Giro d'Italia di ciclocross, magari ci darà un primo verdetto. Prego, Stefano. Tra l'altro ti rubo un ultimo secondo, perché l'europeo di ciclocross quest'anno, che è in programma in Olanda, Wilberger, presenterà un momento particolarmente importante per quanto riguarda l'attività ciclistica, perché assegneremo per la prima volta il titolo tra gli elite, e tu sai meglio di me che un campionato europeo per la categoria elite equivale a un campionato del mondo. Esatto. Diciamo, tolto un secondo posto di Jonathan Page, lo statunitense, al mondiale del 2007 in una giornata veramente di grazia, i primi extraeuropei ai campionati del mondo non sono mai andati oltre la 10ª-12ª posizione. Quindi 7 di novembre in
Olanda con questa prima edizione dell'Europeo, mi viene da dire, tra parentesi, mondiale elite, ci sarà anche da divertirsi. Assolutamente sì, e speriamo di commentare qualche altro successo azzurro. Grazie a Stefano Bertolotti, a presto. Grazie a te Carlo, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Ciao. È sempre un piacere parlare con Stefano Bertolotti, è sempre un piacere parlare con voi, interagite ancora con noi sul gruppo Io Ascolto il Ciclismo alla Radio, Ultimo Chilometro su L Radio, il nostro gruppo ufficiale dove siete ad oggi 1583 membri. Ricordo anche che poi c'è la pagina Facebook ufficiale di Ultimo Chilometro. Ultimo Chilometro che con grande, grandissimo orgoglio è stata e sarà ancora media partner del Giro d'Italia di Enbike. Abbiamo al telefono il presidente in pectore Fabio Pennella. Ciao Fabio. Ma buonasera. Oh, ma da quanto tempo non ci sentiamo? Ma guarda, me la sto ancora ridendo da domenica. Ci siamo divertiti come matti, io e Fabio Pennella, a fare gli speaker della tappa del Giro d'Italia di Enbike. È stato un divertimento assoluto. Per una volta tanto posso fare io il resoconto in tempo reale perché ero presente, e quindi posso dire che è stata una giornata prima di tutto fredda. Questo, su questo non ci piove, anche se comunque è piovuto, scusate il gioco di parole. Contemporaneamente però è stata veramente una grande festa, oltre 110 Enbikers presenti a Milano, in centro a Milano, proprio perché la tappa si è svolta davanti al Palazzo della Regione Lombardia. Una grande, grandissima festa che rientrava negli eventi Expo in città. Fabio, ho detto tutto, credo, no? Hai detto assolutamente tutto. È stata una giornata davvero magnifica. Io sono stato felicissimo di averti avuto al mio fianco. Fabio, sentiamo il tuo telefono gracchiare, non capiamo perché. Proviamo magari a ricontattarlo? Non so. Proviamo? No, ricontattiamolo perché il telefono gracchiava, quindi vorremmo ascoltare bene. Intanto io saluto i tantissimi Enbikers che ci stanno seguendo. Ormai siamo diventati la radio ufficiale della disciplina, quindi Mario Valentini, ovviamente il commissario tecnico della nazionale dei Paralimpici, dovrà prenderne atto con molto piacere da parte sua, perché ci conosce e ci segue. Fabio, eccomi, ora ti sentiamo perfettamente. Sì, dicevamo, ecco, insomma, abbiamo detto un po' tutto, no? Assolutamente sì, è stata una grandissima giornata, è stata un grossissimo piacere averti avuto con noi, quindi insomma è andato tutto benissimo, un successo anche questa volta. Esatto, la voce stanca di Fabio Pennella deriva dal fatto che lui tra pochi giorni andrà in vacanza, quindi avrà modo di riposarsi dopo le fatiche del Giro d'Italia di Enbike, che insomma è sempre comunque complicato da organizzare, anche se ovviamente si fa con grande, grandissimo piacere. Fabio, tiriamo una linea quindi dell'edizione 2015. Sì, assolutamente, sono state 8 tappe incredibili. Io vorrei davvero ringraziare L Radio, te, per essere stati i nostri partner. Lo sarete ancora per la prossima edizione, mi auguro per le altre a venire. Certamente. Ringrazio tutti i comitati tappa che hanno aderito quest'anno e tutti i nostri sponsor. Quindi Carlo, insomma, una chiusura davvero alla grande, non si poteva chiedere di più, ecco. Esatto, non ci sono state grosse sorprese per quanto riguarda la classifica generale. Insomma, ricordiamo poi che la giornata di gare ha preso il via sostanzialmente con le gare del PIT, del Paracycling Italian Tour, quindi non con gli Enbikers. E poi ci sono state 2 partenze degli Enbikers, tra l'altro veramente, veramente tanti, caro Fabio, veramente tantissimi. Cioè, è una gioia per il cuore, dico la verità, perché poi era la prima volta che andavo a una tappa al Giro d'Italia di Enbike. È una gioia per il cuore vedere queste persone che tu trovi purtroppo prima su una sedia a rotelle e dopo le trovi col sorriso sulle labbra sull'Enbike, e dopo tutti felici e contenti a pranzare insieme e ad applaudirsi l'uno con l'altro per le premiazioni. Veramente qualcosa di indescrivibile. È un insegnamento di vita, io lo dico sempre, i nostri atleti ci insegnano davvero ogni giorno qualcosa, tappa dopo tappa io ho imparato tantissimo da loro, soprattutto che cos'è veramente il significato della vita poi, perché vederli fare sport, vederli mentre arrivano, fanno il primo passaggio, gridare viva la vita, come è successo anche da Giordano Tommasoni, devo dire veramente mi ha riempito il cuore di gioia, è stato per me una soddisfazione immensa.
Possiamo poi tra l'altro anche dire questo, che nel 2016 ci sarà un nuovo Giro d'Italia di N-Bike e noi in qualità di media partner avremo delle notizie in anteprima. Assolutamente sì, lo prometto, l'ho già detto, al momento ho detto solo benvenuti nel nuovo Giro d'Italia di N-Bike, perché ci saranno davvero delle sorprese, a partire dalla grafica. Il nostro grafico Andrea Villani è tornato a Londra già con un sacco di idee, sta già preparando la nuova grafica che lui stesso domenica ha definito sarà molto fashion, quindi sono curiosissimo di vedere che cosa si starà inventando. Eh sì, siamo molto curiosi. Intanto saluto anche Luisa che si è collegata da poco e che sta ascoltando Ultimo Chilometro. Intanto ovviamente c'è un inverno che ci separa fino al prossimo Giro d'Italia di N-Bike, noi continueremo a aggiornarvi sulle notizie, però caro Fabio, prima di congedarci dobbiamo dare un importante appuntamento, perché a Ultimo Chilometro ci sono anche tanti ascoltatori del Nord Italia e quindi parliamo dell'evento che ci sarà a Desio il 19 di novembre, al quale cercherò, come ho promesso ad Alessandra Tagliabue, la presidentessa, di esserci, anche se non sarà semplice chiaramente, però utilizziamo la radio per diffondere la notizia. Allora, evento del 19 novembre, una cena benefica. Allora, il 19 novembre vi aspettiamo a Desio per la The Night of Diamond of Fame, è un evento presentato da Annalisa Minetti. Ci sarà anche Antonio Rossi, tantissimi ospiti, una giuria d'eccezione, perché il premio è stato poi scelto da Claudio Arrigoni, Roata, insomma, voglio dire, tutti personaggi di un certo calibro, come Carlo Di Giusto. Hanno scelto l'atleta che ha spiccato in campo paralimpico per successi e medaglie a livello nazionale e internazionale, quindi verrà assegnato il diamante della fama. Ci tengo a precisare che tutto l'intero ricavato della serata verrà devoluta alla federazione dell'atleta premiato, quindi una grande opera anche questa volta di bene, che aiuterà un ragazzo che non ha la possibilità di avvicinare al sport paralimpico a praticare, insomma, questa disciplina sportiva. Il costo della cena è di 35 euro, lo diciamo, insomma, poi ci sarà una somma che ovviamente che andrà raccolta e che andrà in beneficenza, quindi insomma io credo che tutti possiate partecipare tranquillamente. L'appello è rivolto ovviamente soprattutto a chi abita al Nord Italia, ecco, mi viene da pensare, faccio due nomi a casaccio perché sono due ascoltatori molto appassionati di Ultimo Chilometro, Fabiola e Roberto, voi che abitate dalle parti di Monza per esempio siete di strada e quindi non potete mancare il 19 novembre, oltretutto insomma è anche una bella serata da poter passare insieme a tante belle e bellissime persone, questo lo sottolineiamo, quindi mi raccomando ascoltatori del Nord Italia, soprattutto della Lombardia, anche tutti voi che ci state ascoltando in replica su YouTube, non mancate a questa cena di beneficenza, giusto Fabio? Assolutamente, anche perché al costo di una pizza abbiamo strutturato davvero un menù pazzesco. E poi voglio dire, non dimentichiamo che molto probabilmente ci sarà anche il vincitore del Giro d'Italia di questa edizione, Ivan Sperone. È giusto, quindi giusto. Speriamo di avervi prestissimo tutti quanti, insomma, noi vi aspettiamo. Fabiola ci ha risposto in tempo reale, ecco il potere della radio, vedi Fabio? Desio, sì, cercherò di esserci, lo ha scritto, qui Facebook canta. Grande, quindi, Fabiola, ecco. Ti aspetto, mi raccomando. Cerchiamo di esserci. Fabio, ovviamente grazie, è stato un piacere aver commentato il Giro d'Italia di N-Bike, naturalmente arrivederci alla prossima stagione con la Corsa Rosa. Grazie Carlo, buona stagione a tutti, ciao. Ciao, ciao. Danze, siamo all'ultimo chilometro anche per quanto riguarda Ultimo Chilometro, sì, nel senso che siamo in conclusione anche per questa puntata. Ricordiamo che noi andiamo in onda ogni martedì in diretta dalle 19.30 alle 20.30, in diretta streaming su lradio.it, oppure se volete ascoltarci, se siete nel Lazio, anche sugli FM 88 e 100. Avevo già scritto, ci dice Fabiola, quindi insomma ecco,
conferma il fatto che cercherà di essere presente anche lei a Desio. Dicevamo, insomma, ecco, noi andiamo in onda ogni martedì dalle 19.30 alle 20.30 per raccontarvi tutto il ciclismo. Oggi abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di ciclocross, di strada, di pista, di handbike, insomma, ultimo chilometro va avanti, ovviamente anche grazie agli ascoltatori e grazie agli sponsor che ci sono al nostro fianco. A questo proposito, vi annuncio una piccola novità: insomma, stiamo lavorando a un progetto grande per l'ultimo chilometro per quanto riguarda la prossima stagione, che insieme ad alcune amiche aziende stiamo cercando di realizzare per raccontarvi ancora più da vicino gli eventi sportivi. Questo lo sottolineiamo perché l'affetto degli ascoltatori verso l'ultimo chilometro è sempre più grande e quindi cerchiamo anche di accontentarli, cerchiamo anche di offrire un servizio ancora migliore di quello che abbiamo cercato di offrire fino ad oggi, che abbiamo cercato di offrire attraverso un microfono e attraverso un computer. Insomma, ecco, speriamo di poterci migliorare, ecco, stiamo lavorando in questi ultimi mesi del 2015 proprio per poter raggiungere i fondi necessari, perché servono anche quelli, per potervi raccontare al meglio il ciclismo nel 2016, in modo particolare alcuni eventi che agli italiani stanno molto a cuore e che anche a noi ovviamente stanno molto a cuore, perché sono poi gli eventi principali di tutta la stagione dei quali si parla per un anno intero. Concludo dicendo che oggi è stato presentato il Tour de France. La partenza sarà dalla zona della Manica, una corsa dura ma non durissima, così è stata definita dalla maggior parte dei colleghi, dei giornalisti, dei critici. Insomma, ecco, dopo il grande par che sarà spettacolare, che ci sarà il 2 luglio, ricordiamo che ci saranno 4 arrivi in salita e 9 tappe di montagna. Grande par da Mont Saint-Michel, dove c'è stata la presentazione oggi del Tour de France. Ci sarà uno sconfinamento in Svizzera, non ci saranno sconfinamenti in Italia. Ricordo poi ovviamente, come al solito, che l'ultima tappa sarà a Parigi sugli Champs-Élysées. Partenza quindi da Mont Saint-Michel con una tappa in linea di 188 km, quindi non si parte con il cronoprologo. È una corsa che piace molto chiaramente a Chris Froome per come è stata disegnata, e probabilmente a questo punto è difficile dire se magari saranno le cronometro a decidere il Tour de France piuttosto che gli arrivi in salita. Fatto sta che anche Contador dice che è un bel tour e che gli piacciono le due crono. Probabilmente per Contador sarà l'ultimo Tour de France, stando a quello che lui dice. Staremo a vedere. Intanto io vi ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Noi ci risentiamo martedì, sempre dalle 19.30 alle 20.30. Buona serata a tutti da Carlo Gugliotta. Ultimo chilometro con Carlo Gugliotta. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro. Ivan Basso di nuovo primo a una tappa del Giro d'Italia, ma non una tappa qualsiasi, la tappa più affascinante, quella più prestigiosa, la tappa dello Zoncolano. La gola che chiede da bere, c'è un'altra salita da fare, per me che sono fuggito subito.